Eccoci, salutiamo tutti e tutte gli amici e le amiche che stanno seguendo questa diretta Facebook della presentazione del libro della raccolta di poesie di Marina Morelli, Sole Notturno, pubblicato dall'editrice Il Leggio, una piccola casa editrice di Chioggia. Alla quale, ecco, rivolgo un particolare omaggio e ringraziamento, perché le piccole case editrici sono, anche se diciamo lavorano spesso lontano dalla luce dei riflettori, sono invece l'ossatura portante dei circuiti culturali, insomma, fanno un lavoro veramente nobile. E infatti, ecco, la pubblicazione di questa raccolta di poesie è conferma di questa attenzione e sensibilità. Sono Tiziana Bartolini, gli ospiti che si alternano a ragionare insieme a Marina Morelli sono Elena Improta, che è anche lei è una scrittrice, una donna che condivide con Marina la prova che la vita le ha proposto della gestione di un figlio con una disabilità piuttosto importante. Marco Saverio Loperfido, che appunto è un viaggiatore, fratello di Marina, insomma, penso che lo possiamo svelare. E quindi c'è Betty Cannova, che si è cortesemente e generosamente prestata a sostenere questa, dal punto di vista tecnico, questa diretta, ma alla quale chiediamo poi anche un suo contributo, una riflessione. Prima di dare la parola a Sandro Salvagno, che è appunto l'editore, io introduco brevemente questo lavoro di Marina, questo impegno che è, dal mio punto di vista, è un impegno letterario, un impegno amoroso, lo vorrei definire così, ed è anche un impegno civile. Io non sono una critica letteraria, mi sono abbandonata, ecco, diciamo, alla lettura delle parole, dei sentimenti, delle riflessioni, del dolore, della passione, insomma, di tutto quello che Marina ha messo dentro a queste poesie, a queste parole che ha composto e che ci ha donato. E, ecco, io quello che ho scritto anche su Noi Donne, nella presentazione di questo lavoro, è una La parola amore, dal mio punto di vista, io così l'ho accolta, è la parola che attraversa, detta o non detta, scritta o non scritta, esplicitamente o implicitamente, ma insomma è una narrazione d'amore quella che Marina ci fa. E allo stesso tempo però è una narrazione di valore civile, perché nel suo raccontare i suoi sentimenti, nel suo aprire il suo cuore a quello che sono le sue riflessioni più intime, ci offre una serie di spunti, una serie di sguardi anche rispetto a quello che sono i problemi pratici, concreti di chi vive appunto la disabilità, chi è accanto alla disabilità, chi deve gestire quotidianamente appunto la disabilità. Marina Morelli ha ragazze, due figlie con autismo, vive con loro a Roma, è una donna, per come io l'ho conosciuta sinora, molto coraggiosa, molto determinata e naturalmente anche molto fragile, come non potrebbe che essere, perché è una umana, perché vive i suoi momenti naturalmente di sconforto, perché le persone che, come si chiamano, i caregiver, questa parola che non ci piace molto, ma insomma si chiamano così, sono dentro a questa gestione pratica di sensibilità, di ascolto, di cura costante, presi da tantissime questioni quotidiane e anche esistenziali.
Quindi mi sono approcciata a questo lavoro con grande rispetto, con grande attenzione e come sempre capita, credo, insomma, le parole che ci offre, che ci propone Marina, le sue riflessioni si prestano ad una molteplicità di letture, no? Arrivano a ciascuno di noi a seconda di come ciascuno di noi è nella disposizione d'animo o riesce a decodificare attraverso i suoi codici, i suoi schemi culturali, umani e anche politici, secondo me, civili. Sono quelle di Marina poesie dure, ma direi di una durezza dolce, cioè non è mai, e questo veramente mi ha molto colpito, non c'è mai la rabbia. Questo è un tratto che io trovo particolarmente importante da sottolineare. Ecco, non c'è mai cioè, ecco, un dolore assolutamente comprensibile, una preoccupazione logica, giusta per chi appunto è presa dalle questioni della vita, talvolta ecco, un po' troppo pesanti, però è una poesia che arricchisce, è una poesia che, ecco, finito il libro, conclusa la lettura, ti rimangono una serie di, come dire, di stratificazioni, di sentimenti buoni, ecco, di sentimenti positivi, che sono qualcosa di veramente prezioso, qualcosa di assolutamente non comune e qualcosa per la quale io, insomma, sento di dover ringraziare, ecco, Marina. Sole Notturno è un piccolo libro che, come al solito, quando lo diciamo spesso, ma non sempre, ma questo è veramente un libro piccolo ma prezioso, importante. È un libro che cattura. Ecco, quindi ci tengo a dire che è importante ed è utile averlo nella libreria, ogni tanto aprirlo, sfogliarlo magari anche così a caso, ma sono parole, sono sentimenti che arricchiscono il lettore e che lo rendono, diciamo, più sensibile e più attento a tante sfumature della vita. Io mi fermo qui, passo la parola all'editore, appunto, Sandro Salvagno, che è appunto a Chioggia, però la magia di questo strumento malefico è però utilissimo, ci restituisce la sua presenza qua, immediatamente nella diretta. Prego. Sandro. Dunque, non ho altro da aggiungere a quello che ha appena detto Tiziana, se non vi racconto un po' come è stato il mio incontro con Marina Morelli. Una sera, come tante, ho aperto la posta nelle mail e ho trovato questa signora che mi ha chiesto se sono disponibile a leggere e delle poesie. Io le ho risposto, certo, il mio lavoro più o meno queste parole qua, e il giorno dopo mi sono trovato questo lavoro di Marina. Non sapevo neanche ancora il titolo, non sapevo niente, so solo che le ho stampate e le ho lette. Difficilmente stampo qui i libri, ma questa volta me li sono stampati con la stampante. Le ho lette e le ho scritto subito che mi piacevano, che sarei stato disposto a pubblicarle, al che poi dopo uno scambio veloce di mail, abbiamo trovato una sintonia. Non so spiegarvi, sapete quell'alchimia, usiamo questo termine anche se non mi piace più di tanto. Per cui ci siamo trovati subito d'accordo sul come lavorare, su come. Lei mi ha lasciato la libertà di scegliere il formato, anche perché su certe cose sono molto intransigente. Però lei giustamente ha scelto di impostare il libro, come è giusto che sia, come fanno tanti autori con me, di decidere dalla prima all'ultima come fare il libro, come impostarlo e come far scorrere le poesie. E questo è stato il nostro rapporto, un rapporto di amicizia serena iniziale. Infatti, come diceva prima Tiziana, leggendo questo libro, queste poesie, che per certi aspetti, in certi, non trovo neanche parole proprio poetiche, ma trovo quasi un prosimetro per certi aspetti, e come ebbi modo anche di scriverlo a lei. E,
c'è appunto questa dolcezza e durezza nello stesso tempo che convivono insieme e ci accompagnano con la lettura dall'inizio alla fine. Ecco, io vi ho raccontato questa nascita anche di un'amicizia, un'amicizia serena che ci fa sentire spesso anche telefonicamente. Ecco, volevo anche spiegarvi una cosa. La nota dolente per noi piccoli editori, cioè Amazon. Tanti chiedono perché i miei libri, non solo questo, tutti i miei libri non sono disponibili su Amazon. Semplice, perché Amazon, lo dico subito, è uno che entra dentro le cose e se ne appropria. Io ho deciso che i miei libri devono essere liberi di andare dove vogliono. Tanti vanno nelle librerie, nelle grandi catene di librerie. Potrei citare Feltrinelli, Mondadori e tante altre. E in quelle librerie dicono che non è possibile averli perché siamo piccoli, non siamo facili da raggiungere tutto quanto. Però le piccole librerie indipendenti mi ordinano il libro di Marina e ne spedisco tutte le settimane. La Feltrinelli Internet Bookshop me ne ordina tutte le settimane. Quindi vuol dire che se una persona vuole il libro, lo può trovare. Scusate questo inciso, diciamo dal punto di vista commerciale, però è giusto far luce su queste cose perché Amazon fagocita tutto. Io non ho intenzione di farmi fagocitare, sono sempre considerato un uomo libero e in questa mia libertà decido anche di vendere come vendere i miei libri. Ecco, vi ringrazio. Hai detto, diciamo, in maniera molto incisiva, ci cioè, hai raccontato la vita e il coraggio, appunto, non a caso ho usato questa parola e la sottolineo dei piccoli editori, perché siccome sono coraggiosi, ecco appunto, poi fanno, diciamo, sono poi coerenti, no? E perseguono questa linea di pensiero. Quindi se anche tutta la scelta, anche grafica, è la vostra, complimenti anche per quella, perché non è insomma, un aspetto secondario, perché come le parole di Marina, ecco, anche l'impostazione grafica, la copertina, trasmettono una, ecco, questo. Non so, ecco, a me trasmettono serenità, ecco, quindi Marina, non lo so, poi stiamo dicendo tante cose, poi tu ci correggerai o intrecceremo anche i tuoi pensieri. No, una domanda, visto che sei qui, diciamo, abbiamo parlato anche di questo aspetto, ma questo segno grafico così lineare, no? Così essenziale, cioè è un qualcosa che l'hai ripreso, Quello è il l'avete. frutto, no, quello è il frutto della mia grafica che abbiamo iniziato con, perché il libro di Marina è il terzo volumetto della collana. Il primo si chiamava, si intitola Soli sonetti, che ha creato due S incrociate che esprimono il titolo del libro. Il secondo libro, abbiamo fatto un cerchio, adesso non lo ricordo perché ho portato solo il libro di Marina qua. E il terzo, questo qua, è una strada che si apre, una strada che si apre e quindi si apre alla vita e a tutto quello che può incrociare. Il quarto libro che uscirà fra una decina di giorni, il titolo è Il pesce luna. Siete presente il pesce luna? E la grafica è riuscita a creare un pesce luna stilizzato in questa maniera. Per rendere conto di cos'è questo pesce, enorme, però buono e dolce nello stesso tempo. Ecco, una collana che vivrà solo di questa grafica e di questa cosa. Ho avuto anche i complimenti di mia figlia Caterina, che è molto attenta a queste cose e mi ha sempre criticato aspramente sul come faccio le copertine. Ecco. Ecco. E quindi complimenti alla grafica, scopriamo che è una donna e anche questo mica sarà un Sì, una caso. donna. Benissimo. Geniale sotto tanti aspetti. Allora, Immaginazione mia però, eh? va bene, va bene. Immaginazione mia. È mia. Però la realizzazione è molto accattivante e incuriosa, colpisce, ecco, nella sua leggerezza, però colpisce. Allora, Marco Saverio Lo Perfido, non dico nient'altro di te e ti prego di raccontarci. Marco Saverio ha scritto, questo ovviamente è una minima informazione che devo dare, ha scritto l'introduzione, la prefazione, non so come preferisci chiamarla, insomma, un testo che ha introdotto le poesie di Marina. Prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è molto bello stare qui insieme a voi che rappresentate benissimo una molteplicità di visioni su questo stesso libro, no? E dà proprio l'idea che possiamo affrontarlo da diversi punti di vista. Io devo innanzitutto dire un grazie pubblico a Marina, voi direte vabbè, tua sorella, no, non è così, non è semplicemente che mia sorella mi ha affidato l'incarico di scrivere un'introduzione che è molto breve, ma è veramente sentita, perché Marina, oltre che cara, è stata anche molto intelligente. Vedete, noi non abbiamo vissuto molto insieme nella nostra, proprio praticamente molto insieme, ma noi due ci prendiamo, ed è strano a dirsi, su un livello che oserei dire quasi filosofico esistenziale. Noi non ci vediamo per molto tempo, incominciamo a chiacchierare invece di parlare magari di cose semplici, cioè semplici, tutte le cose sono semplici, però voglio dire, incominciamo a chiacchierare di filosofia, di come la realtà è intessuta e come si intreccia su un piano quasi appunto platonico, potrei dire. E dunque lei sapeva, probabilmente con consapevolezza o per istinto, non so, che io avrei potuto leggere il libro da quel punto di vista, quindi senza essere necessariamente influenzato dal fatto che è una persona a cui voglio bene, che comunque, no, appunto è una parente stretta. E quindi ho letto questo libro, l'ho, diciamo, vissuto e ho cercato in brevissimo tempo di riportare su carta, con delle considerazioni, quella che è stata la mia impressione più che altro proprio fisica. Ed è strano dire questa parola fisica, proprio perché si tratta di un libro, come dico nell'introduzione, che parla a volte di situazioni molto astratte, molto platoniche. Marina, vuol dire qualcosa? Cioè, vedo che chiamavi, no? Ok. E quindi vi dicevo, non è facile parlare di un libro di poesie, parlare in un incontro come quello che stiamo facendo. Perché? Perché le poesie vanno lette ed è molto difficile riassumere, no? In poco tempo, in poco spazio. Marco, Sì. non si sente. Scusami se mi sono Io intromessa, sento. Marco, ma non riesco a sentirti. Non si sente. Io Io sento non so bene. bene, non so gli altri. Io sì, sento bene. Io sento bene. Io credo sia un problema della connessione di chi non mi sente, perché il microfono è disattivato, cioè è attivato, e quindi vedete, adesso è anche caduta la linea di Marina. Forse lei ha un problema, sì, di connessione, mi spiace molto. Del resto Marina era fuori e il pubblico sente, mi dicono nella chat di Facebook, quindi era un problema proprio di Marina. Ora le faccio un WhatsApp. Sì, Sì, io tutti sentono. Sì, continuo continua, per, continua. insomma, a spiegare, insomma, che non è facile parlare di poesie. Io stesso non ho mai scritto una poesia, la trovo un tipo di espressività che purtroppo non mi appartiene. Invidio molto Marina che riesce a entrare in questa dinamica appunto poetica, a scendere nel profondo e risalire. Perché poi in fin dei conti si tratta di questo, si tratta di avere un contatto con qualche cosa che suggerisce delle parole e noi facciamo da medium e lo riportiamo su carta. Ed è un contatto in un certo senso, no? Con il trascendente, con qualcosa che appunto trascende la realtà di tutti i giorni. Questo nelle poesie di Marina si vede tantissimo. Io purtroppo non ho questa capacità, il mio tipo di scrittura è la prosa, la narrativa. Ti sentiamo, Mari? Noi Ma posso ti mettermi anche vediamo e ti sotto lì che sentiamo. non piove se vuoi, se non vuoi Ma che. no, vai. Però Marina, credo che Forse. sia nel mezzo di una bufera perché c'è il vento. Puoi chiudere il tuo audio in uscita, Marina. Vediamo pure le nuvole, i nuvoloni, quindi sei proprio. Marina, se puoi, chiudi il tuo audio, così diciamo ci segui, solo l'audio, ci segui ma non disturba il vento. Ecco, continua.
Sì, e vorrei cogliere l'occasione per fare i complimenti a Sandro Salvagno, all'editore, perché ho potuto seguire in minima parte anche la fase prima, quella in cui Marina mi chiedeva come possiamo fare per mandarlo agli editori, e devo dire che poi da quello che lei mi ha spiegato che stava accadendo con il contatto con l'editore, c'è tanta professionalità, tanta anche umanità in quello che è stato il loro rapporto. Questo lo possono fare soltanto, secondo me, le piccole e medie case editrici, che seguono come degli artigiani il lavoro dei loro autori. Per non parlare poi del prodotto fisico, estetico, è veramente un oggetto molto molto bello. È un oggetto che è bello avere in mano, proprio come libro. Umberto Eco diceva che i libri sono gli oggetti perfetti, ne esistono pochi. Il libro è uno di questi, ma anche un libro può essere fatto male, non avere l'appeal. Invece questo veramente rende giustizia alle poesie di Marina, ed è un piccolo capolavoro della piccola editoria italiana. Per questo lo voglio ringraziare, Alessandro. Sì, condivido, del resto già appunto mi ero profusa in complimenti, grazie, ringraziamenti, apprezzamenti, perché ecco, perché però va proprio detto, senza la tua, diciamo, no, tu sei l'anello la tua casa editrice, l'anello di congiunzione tra i pensieri e la possibilità per tutti noi di accedere a questi pensieri e di essere qui oggi, altrimenti non avremmo potuto essere, le parole di Marina bellissime, ma non avrebbero potuto iniziare un cammino anche di autonomia, e quindi questo è un lavoro prezioso. Poi lo dico io da giornalista, che insomma tentiamo come possiamo, come ci è consentito, diciamo, nella difficoltà dei tempi, di mantenere in vita la testata, noi donne, quindi ti capisco nel profondo, ecco, rispetto alle difficoltà. Per chi vuole far camminare parole, idee, informazioni, sentimenti, eccetera. Elena Improta è un'amica di Marina, ecco. Insomma, si sono incontrate, hanno in comune appunto di essere madri caregiver. Non so se questa parola la rifiuti, ti piace, come te la vivi, insomma. So che Marina non la ama molto, mi pare, ma insomma. E quindi hai scritto una bella cosa. Prima di questo incontro a Marina, però parla di quello che vuoi diciamo condividere con noi a partire dal libro. Elena ha scritto, anche lei insomma ha sentito di mettere non poesie, no, un libro che hai nel quale hai voluto, diciamo, raccontare questa parte della tua vita. E è una donna che ha anche fatto politica, giusto? Quindi l'impegno civile ha accompagnato, insomma, questo percorso. E quindi ecco, ti do la parola e siamo qui ad ascoltarti. Allora, innanzitutto grazie per questo invito, ringrazio Marina per l'affetto che mi ha voluto riservare e ringrazio di questa opportunità. E vorrei partire innanzitutto proprio dall'editoria, dalla piccola editoria, che consente anche a chi non avrebbe forse una possibilità nella vita di poter divulgare, di poter donare i propri pensieri, le proprie parole, consente, come diceva giustamente Tiziana, di dare delle gambe alle nostre emozioni, alle nostre poesie, ai nostri scritti, affinché non siano più solamente nostri, no? Ma diventino un po' parte della letteratura, del mondo, di una ricerca interiore di chi nella lettura, nella scrittura, nella poesia ritrova e cerca anche parte di se stesso. Io non mi considero una scrittrice, nel senso che non lo sono assolutamente, e ho anch'io avuto, sono una, sicuramente una caregiver, una mamma, una donna impegnata da 32 anni, e
grazie alla nascita di mio figlio e devo dire grazie alle difficoltà, al suo essere considerato e comunque essere una persona diversa rispetto a quello che è il concetto di diversità e di disabilità, così come ancora viene vissuto culturalmente oggi, Mario mi ha dato la possibilità anche in qualche misura anche a me di essere diversa, di poter evolvere, di poter oggi essere una donna che può raccontare e come Marina può donare anche parte delle sue emozioni affinché altre donne, altre madri possano ritrovarsi e trovare la forza e l'energia, non nascondiamoci dietro un dito, per andare avanti. E in questo senso la scrittura per me è stato, diversamente da Marina, che è una cultrice, ha un talento, è una persona che studia e elabora la scrittura in maniera veramente da, come dire, professionale, con competenza. Quello che è capitato a me è stato in qualche misura diverso. Io ho messo insieme, era un momento particolare della mia vita, ho messo insieme una serie di appunti di un diario e da lì una piccola casa editrice indipendente ha deciso di pubblicare Ordinaria Diversità, cui è allegato anche un piccolo fascicolo di poesie, poesie relative alla mia età, diciamo, da adolescente, che in qualche misura poi sono state un po' profetiche, cioè nel senso c'era qualcosa in queste poesie che rimandava a quello che poi mi sarebbe successo. Questo è per presentarmi, ma io vorrei presentarmi soprattutto come la sorella diversa di Marina, nel senso che io e Marina ci siamo incontrati del tutto casualmente, è stato un incontro assolutamente non previsto nella mia vita e sicuramente nemmeno nella sua. È stato un incontro che inizialmente è proprio in un ambiente, è avvenuto in un ambiente legato alla politica, e io ne stavo appena uscendo da quel mondo e quindi sono entrata in questa aula, in questa sala per la presentazione del libro Sarà una missione, e con un pregiudizio e in qualche maniera anche con dolore. Perché la mia battaglia è sempre stata quella di evitare che la politica potesse strumentalizzare madri, genitori, fratelli e sorelle che in qualche misura si combattono tutti i giorni e si spendono per far sì che i diritti dei loro figli e dei loro parenti, dei loro cari vengano riconosciuti. E da questo incontro, inizialmente diciamo un po' movimentato, è nata poi una ricerca, una curiosità, una voglia di conoscenza, a volte anche difficile, perché siamo due donne cresciute che hanno vissuto esperienze completamente diverse e che si sono trovate a un certo punto della loro vita a intraprendere un cammino al fianco dei loro figli. E un cammino che ha fatto sì che ci fossero tante rinunce, un cammino che ci ha visto davanti alla prospettiva di non avere più una nostra vera vita interiore e anche sociale, e quindi lo sforzo di entrambe di lavorare proprio sull'identità, sulla ricerca interiore. E questo forse è riuscito, questa visione anche complessa della vita. Io sono meno filosofica, sono più pragmatica, sono veloce nelle mie azioni, nel mio fare, e Marina mi ha insegnato anche a riflettere di più, e le sue poesie, la sua scrittura, i suoi libri che ho letto con grande rispetto e veramente voglia di
di crescita, cioè curiosità e la voglia anche di far mio quel pensiero, no? Quel pensiero di vita e di autenticità che Marina riesce a trasmettere soprattutto in questo sole notturno. Quando mi ha parlato di sole notturno, io ho pensato alle nostre notti, ho pensato alla difficoltà per noi mamme, per noi familiari, spesso di ritagliarci uno spazio di vita durante il giorno, e ho pensato che il momento per noi è spesso la notte, legato alla notte, alla fase notturna, e il sole l'ho immaginato come quella luce interiore che noi riusciamo a tirar fuori durante queste ore notturne attraverso i nostri scritti, attraverso i nostri pensieri, attraverso le poesie, attraverso uno sfogo al telefono con un'amica, cioè una luce per andare avanti, una luce che ti riporta nella notte a continuare a sognare, a cercare quella speranza e quel sogno per mettere in atto dei progetti di vita che possano in qualche misura garantirti una continuità esistenziale, cioè una continuità di amore, di dedizione, di cura nei confronti dei nostri figli, perché se si perde quel sole notturno non riesce ad andare avanti. Io ho amato molto e ho riportato alcune poesie che mi hanno colpito, come Non amore, e dove Marina a un certo punto dice: la paura può essere tentazione, cedere alla colpa d'aver commesso questo o quello, d'essere sbagliati, ma è solo non amore la paura, mescolata all'altrui desiderio dell'altro, purché non sia tu. Ecco, cioè la difficoltà nelle relazioni umane, quando ci troviamo di fronte al mondo con il nostro bagaglio, con il nostro zaino pieno di sassi pesantissimi, che sono tutte le difficoltà che incontriamo ogni giorno con i nostri figli, che sono rappresentati dall'handicap che la società ci crea, perché non sono i nostri figli a portare ad avere un handicap, ma è la società che pone degli handicap ai nostri figli con bisogni speciali e diversi. E spesso quello che ci capita e ci è capitato in tanti anni di vissuto nella crescita dei nostri ragazzi è stato quello di trovarci di fronte a persone che ci hanno fatto sentire sbagliati o sbagliate, perché a volte ci sono anche i padri, in questi ci sono i fratelli, ci sono le sorelle, ci sono anche altre figure di caregiver, e il sentirsi sbagliati e cadere in questa trappola annulla completamente quel senso di amore che invece è fondamentale per andare avanti. La mescolanza, sempre Marina parla dei sogni, no? Brutti e belli, e il loro ricordo: sognare è la vita che si rimescola in noi, dormire sogni privi di sogni è piombare in una tenebra, morire ogni volta. Ebbene sì, noi moriamo ogni volta che ci viene negato un sogno, noi moriamo ogni volta che ci viene negata l'opportunità di partecipare, essere protagonisti con le istituzioni di un percorso di vita, soprattutto nel durante e dopo di noi. E questo è veramente un delitto che viene, di cui molto spesso le persone non si rendono conto, gli amici, le persone che incrociamo sulla nostra strada, le istituzioni non si rendono conto che di quante volte ci uccidono, di quante volte ammazzano i nostri sogni, e noi lì coraggiosamente come Marina ci aggrappiamo invece a questo sole notturno, a questa ricerca interiore, a questo desiderio di ritrovare anche la nostra identità persa, perché quando sei H24 in questo mondo
ti svegli la mattina e non sai più chi sei, non sai se sei Elena, se sei un'operatrice, se sei una badante, se sei lì solamente per fargli la doccia o se sei lì per dargli solo amore, sei tutto e niente. Ed è necessario ritrovare, ritornare sempre a trovare uno spazio dove ritrovare noi stesse. Almeno questo è quello che a me trasmette Marina, questa forza e questo dono che lei ha per se stessa e che mette a disposizione degli altri, donando i suoi pensieri, le sue poesie, i suoi scritti. Fermatemi se vado lunga, ma ci tengo a dire tante cose di cui forse, non so, con Marina se abbiamo parlato poi così frequentemente. E poi c'è quel lasciatemi volare, no? Lasciatemi volare e poi ritornare giù senza indugio, e quindi ho unito due poesie, Sospesa e Pegaso, e ritornare giù dopo essermi ispirata, dopo essermi ritrovata, dopo aver fatto questo viaggio dentro di me, riportami in casa, a casa, da coloro che amo. Ecco, noi non vogliamo abbandonare i nostri figli, noi non vogliamo annullare la loro esistenza, noi non vogliamo ghettizzarli, non vogliamo isolarli, non vogliamo istituzionalizzarli, vogliamo accompagnarli in un percorso di vita che sia il più dignitoso possibile. E Marina, con questo suo libro, con questa sua semplicità, con la sua dolcezza ma anche determinazione, perché Marina è una donna molto determinata ed è molto dura con se stessa e molto esigente, ed è giusto che poi lo sia anche con le persone che incontra. A volte è utile anche litigare, io e Marina abbiamo discusso spesso, ma questo non ci ha impedito di ritrovarci. Ecco, io chiudo dicendo che ogni forma di scrittura, che sia essa un diario, un libro, che siano le poesie, è per me oramai, ed è per altri genitori, altri caregiver che ho conosciuto, uno strumento fondamentale, uno strumento di autocontenimento, uno strumento di ricerca interiore, e soprattutto è un dono, è un regalo ad altri. E vorrei e spero che questo libro lo leggano soprattutto, queste poesie vengano lette soprattutto da coloro che non hanno figli con disabilità, che riescano in qualche maniera attraverso queste poesie e questi scritti di Marina ad essere, non a diventare, come dire, solo comprensivi e attivare quell'atteggiamento pietistico, perché noi non abbiamo bisogno di pietà, ma assolutamente di consapevolezza. La consapevolezza che esiste un mondo molto più grande, molto più ampio di quello che è, quello che vogliamo vedere, quello della porta a fianco, ecco. E cercare di andare oltre. Grazie Marina. Nel frattempo è caduta la linea di Marina, forse ricade perché ci stiamo scambiando messaggi su WhatsApp, c'è una tempesta mentre dove lei sta, e quindi diciamo abbiamo anche questo elemento. Prima di passare la parola a Betty, intanto che appunto Marina fa i suoi tentativi, e ci dispiace molto che non riesca a partecipare, questa è proprio una veramente l'ironia della sorte, ascolterà la presentazione del suo libro sicuramente dopo nella registrazione, va bene. Volevo agganciarmi ad una cosa fra le tante molto belle che hai detto, Elena, no? Ci svegliamo la mattina e siamo tutto e niente, ma non sappiamo che siamo. Allora, siccome per me voi, in quanto donne, siete tantissimo, e per il rispetto che vi è dovuto, come a tutti naturalmente, come a tutte, ma in particolare per il ruolo che svolgete nella vostra vita, noi donne ha aperto uno spazio nel suo sito che si chiama Durante e Dopo di Noi, a significare che Dopo di Noi, che è il titolo di una legge, ma che è un tema importantissimo, un problema enorme per
per le famiglie appunto che accompagnano le persone con disabilità, soprattutto le disabilità gravi, dopo di noi è una costante preoccupazione grandissima, ma c'è anche un durante, no? Perché c'è appunto la vita di tutti i giorni. Quindi in questo spazio, grazie anche al lavoro fatto con Marina, abbiamo attivato, è uno spazio proprio nel quale l'idea editoriale è quella di non appunto suscitare pietismo assolutamente, ma di rappresentare uno spazio in cui intanto c'è questo tipo di scambio, di comunicazione, parlare ad altri mondi che sono magari un po' più distanti, un po' più distratti da questi temi, e parlare di diritti, ecco, diritti e la dignità, insomma, due parole che devono non possono mai essere scisse da questa dimensione e da queste a queste vite. Ecco, Betty, adesso Marina, chissà se che è successo, felici di riaverti con noi. Elena ha detto tante cose molto molto belle, quindi poi le riascolterai. Betty, Elisabetta Cannova, Betty per le amiche, che è una grandissima amica, generosa sempre, e, ecco, visto che ci sei, dai la tua, diciamo, il tuo contributo, e poi passiamo la parola a Marina, che sì che brevemente regge. Grazie Marina, perché ho ricevuto e ho letto veramente con piacere il tuo libro, e devo dire, come Elena, Senza amore è stato un colpo di fulmine, perché alcune tue riflessioni credo che possano essere comuni anche a chi non ha avuto nella vita questo tipo di esperienza. Forse non lo so, ma fin da quando ero molto giovane, 20 anni, la mia prima esperienza di cooperativa è stata nell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV, quindi quasi un'attrazione fatale per la cosiddetta diversità. E anche nella mia vita professionale di formatrice ho avuto molte occasioni anche di lavorare con ragazzi appunto con bisogni speciali, e le prime volte mi sono fatta 10.000 proprio pensieri di preoccupazione di non essere capace a comunicare, di non essere capace ad entrare in relazione. E invece devo dire, con questi ragazzi è stato molto semplice entrare in relazione. E la cosa che più mi disturba di tutto questo è che soltanto chi ha, tra virgolette, dentro casa una relazione di questo tipo si attiva civicamente affinché effettivamente vengano garantite le pari opportunità. Questo è chiaramente una tristezza che ci tende sul cuore di tutti come facenti parte di una collettività, no? E quindi questa sensazione perenne anche nelle proposte di vita che vengono in qualche modo propugnate, che tutto ciò che non è conforme può benissimo andare giù dalla rupe, no? E questo andare giù dalla rupe oggi evidentemente assume altre modalità, altre forme, altri non diritti riconosciuti. E questo, ecco, una cosa che mi sconforta come cittadina, e che questo interessamento, questa attenzione, questa necessità dell'inclusione venga in qualche modo vissuta e percepita soltanto da chi direttamente ha questo tipo di esperienza. Questo mi sconforta un pochino, però sono anche, come dire, io sono anche molto, molto, come dire, positiva, e quindi vi leggo queste due righe di Marina
che ci possano accompagnare, bisogni. I sogni ad occhi aperti sono lumi accesi sull'albero dei desideri, e questo albero dei desideri è sempre pieno, pienissimo di fiori, di frutti. Bisogna farli assaggiare a più persone. Questo è quello che mi sento di dire dopo aver letto qualcosa di Marina. E grazie anche alla testimonianza di Elena. Grazie, grazie Betty. Adesso Marina, tocca a te. Ecco, siamo ad ascoltarti. Speriamo che regga, insomma, la connessione. Sei entrato in un luogo chiuso, vedo, quindi speriamo che vada tutto bene. Siamo qua. Buonasera a tutti e a tutte. Io avrei avuto piacere di sorseggiare, dai, insomma, tutte le cose belle che avrete detto, perché immagino siete... No, ecco, subito la conferma che non ce la facciamo, ma guarda che disdetta. Io provo a leggere una cosa, intanto sperando che Marina ritorni. Adesso, ci sei? Adesso, ecco. Adesso sentite? Sì. Io volevo dire questo velocemente, che non è facile parlare di sé, cioè perlomeno per me non è semplice. E posso solo dire che non mi aspettavo che le mie poesie o i miei prosimetri, come li definisce Sandro, ciao Sandro, piacessero, nel senso che io avevo questo libro da tanti anni, insomma, nel cassetto, e quindi a un certo punto è stato qualcosa di molto spontaneo, no? Quello, avevo chiamato Marco, gli avevo detto: guarda, voglio pubblicare questo libro. Era Pasquetta, il giorno di conclusione delle feste pasquali, e ho scritto un'email a tre editori, devo dire che hanno risposto tutti e tre il giorno dopo, e quindi naturalmente per me è stata una sorpresa, no? Positiva. Poi ho scelto Sandro per un discorso di simpatia, no? Poi c'era anche questa, come posso dire, suggestione, no? Rispetto alla città di Chioggia, insomma, era bello pubblicare con un editore lontano, di un posto così particolare, di questa piccola Venezia. E quindi, insomma, ho pubblicato volentieri, velocemente. Abbiamo pubblicato con una stretta di mano, questo si può dire, una stretta di mano a distanza. È stato anche bello questo. Le parole di mio fratello, beh, insomma, grazie. Io, Marco, l'ho sempre adorato sin da piccolo, e quindi mi fa piacere che lui poi senta comunque questa mia presenza, nonostante le nostre vite, sì, è vero, sono state abbastanza separate, anche perché io comunque sono più grande di Marco di diversi anni. Allora, riguardo ad Elena, chi può capire Elena come la capisco io, Elena come capisce me, non è, cioè, fuori discussione, noi facciamo una vita parallela, diversa, ma parallela. Io ho due figli, lei ne ha uno, ma non è una questione di quantità. Purtroppo il problema grosso è il collettivo, poi, insomma, alla fine, cioè questo rapporto con l'esterno, e naturalmente c'è poi un altro grande problema, no? Cioè la nostra insufficienza, no? Rispetto all'enormità della responsabilità e di ciò che questi figli ci chiedono, no? Cioè comunque di vedere il mondo con i loro occhi. Cosa quasi impossibile, dal momento che c'è anche, insomma, una diversa percezione del mondo, un problema di comunicazione. Eppure noi ci facciamo in quattro, insomma, ecco, per questi figli, perlomeno le mamme come Elena, come me, come tutte le signore, insomma, che ho conosciuto da quando ho presentato, come ha detto Elena. Non so se l'ha detto nel corso della presentazione, e lo scorso libro, insomma, poi ho avuto modo di conoscere tante persone. Io comunque c'è da dire che ho fatto una vita molto ritirata. Ora vorrei smettere, seduta stante, di parlare di me. Mi farebbe piacere, visto
insomma, che stiamo presentando un libro di poesie, il mio libro di poesie, nel particolare leggervi una poesia, perché le mie poesie sono comunque istantanee del reale, cioè io a volte mi capita, a me piace scrivere. Ok? E quando scrivo lo faccio anche in maniera abbastanza, diciamo, vado dritto al punto. Quando non riesco ad andare dritto al punto, cioè quando, diciamo, ciò che percepisco rimane per me per prima qualcosa di molto vago, allora io scrivo una poesia. Perché comunque la poesia è sempre una vaghezza, cioè è un'istantanea del reale. Nel mio caso è un qualcosa di molto intimo, cioè un'espressione di me molto intima, però sempre, diciamo, di fotografie di ciò che vivo, di ciò che vedo. E io, insomma, siccome stiamo parlando di figli con disabilità, ma questo, diciamo, fa parte degli affetti del cuore, no? Nel nostro caso, no? Della sacralità degli affetti del cuore. Invece, poi c'è una parte di noi più misteriosa, forse che attiene anche così al profondissimo di noi, all'intimissimo di noi, che secondo me ha a che fare con un tu che ha a che fare con qualcosa che in qualche modo ci dà un senso d'altro e che ci permette in qualche modo di connetterci, no? Di sentirci come se appartenessimo nell'intimo a qualcuno. E io ho scritto questa poesia, Irrompe Amore, che è una poesia che mi piace particolarmente. Perché l'amore in fondo viene e ci sconfessa, no? Noi siamo tutti molto pieni di noi, no? Ma l'amore in realtà, se poi vediamo, è conoscenza, conoscenza di sé. C'è qualcuno che in qualche modo ci fa da specchio e che ci dà attraverso delle emozioni sconvolgenti, la conoscenza di una parte di noi che altrimenti non avremmo sentito, che è dormiente. E quindi viene e ci sconfessa. Questa poesia si intitola Irrompe Amore. Luce improvvisa ma cieca, e dentro un fuoco rianima qualcosa. Come visione, riflesso potente, irrompe amore e subito mi sconfessa. Spudorato amore, denuda e mi imbarazza. Com'è potuto accadere? Ma è infallibile amore, mai inganna. Anche se in nome suo mi hanno ingannato, perché v'è gente, amore, che mi guarda in trasparenza e mi fa prevedere, poiché alato è amore, se stringendomi a sé mi invola, accesa di desiderio, perché salvifico è amore quando mi tiene salda su un abisso di infinito, poiché infinito è amore, se guardandolo in volto fugge e per raggiungere te mi attira nell'eternità. Questa poesia mi è particolarmente cara perché è una poesia che mi rappresenta molto e che mi fa sentire vera, no? Nel senso che mi denuda, no? E mi fa sentire fragile. Ecco, diciamo che l'amore sicuramente mi fa sentire fragile. E ci tenevo a recitarla perché voglio dire che al di là dell'essere madre di due amatissime, adorate ragazze con autismo, molto birichine, devo dire, che mi fanno stancare molto, io sono comunque e soprattutto una donna che ha fatto una scelta molto importante, naturalmente. E io da qui sarà molto difficile che possa schiodare. Dico sempre, diciamo, uso il condizionale perché nella vita non bisogna mai dire mai, no? Però dentro di me sono tutti vivi questi sentimenti. E naturalmente, certo, conosco l'amore perché nella vita sono stata anche innamorata, sono stata sposata. E
questa poesia mi rappresenta moltissimo e ci tenevo a recitarla, perché al di là del dolore, al di là di ciò che poi la vita mi ha riservato e degli affetti del cuore, c'è Marina che sente di appartenere anche a qualcos'altro, eh? Ok? Grazie per avermi fatto recitare questa poesia, grazie infinite. Beh, Marina, penso che almeno un'altra ce la puoi, diciamo, leggere e commentare se vuoi. Se non ce n'hai pronta una tua, che non credo, ce l'avrai sicuramente. Io, insomma, ho naturalmente dei suggerimenti. Sì, grazie. Però non lo so, dimmi tu, insomma. No, va bene. Perché lo va bene? Certo. Beh, intanto una graffiante, perché questa è dobbiamo, no? Perché è anche, ho detto, un libro di impegno civile, no? Che comunica anche altro, ego. Sì, mi dici... che è brevissima e che mi piacerebbe che tu, insomma, diciamo, no? che ego se la trovo, perché adesso pagina 44. Sì, pagina 44, io l'ho scritta dedicandola, e dico questa cosa perché, siccome mi dici dell'impegno civile, l'ho dedicata a degli assistenti domiciliari con i quali, insomma, le cose non sono andate bene. E lì ho capito il mio errore, ma ho capito anche quanto in fondo molto nelle relazioni è tenuto in piedi, come un po' tutte le cose del mondo, dall'ipocrisia, no? Io, insomma, penso sempre a Pasternak, che dicevo: nella vita ho fatto tante cose che non dovevo, no? Però posso dire che non ho mai ceduto all'ipocrisia, no? Ecco, io sono molto su quella linea. E sì, insomma, la recito, è stata una grande delusione, però la recito, perché in questa poesia c'è sia il mio errore e sia il loro, espresso in quattro parole. Poi, insomma, è una poesia che ci aiuta molto a capire anche il punto di vista altro, diciamo, a noi che siamo così distratti, ecco, da altre, però, cose nella vita. C'è da dire che è uno specchio, no? Perché comunque la relazione è sempre a due, no? A due, a tre persone. Allora, ego. Non era vero. Vi davo importanza e, lusingati, credevate di volerci bene, ma io nutrivo solo la vostra vanità. Ecco, quando prima ho detto poesie dure e dolci, ecco, per esempio, questa è una poesia brevissima, è una sferzata. Però proprio io trovo che ti rappresenti, nel senso che dici una cosa fortissima, no? Esprimi, se vuoi, anche un dolore, e tu dici una presa di coscienza, anche un errore mio, però, insomma, dici molte altre cose. Io, per esempio, l'avevo non sapendo, diciamo, l'antefatto, quindi cosa te l'aveva ispirata, io l'avevo collegata, magari, ecco, a tanti incontri che puoi aver fatto, immagino, di persone che si sono impegnate e che poi non hanno mantenuto gli impegni, oppure, insomma, ecco. Però, ecco, questo io la trovo una poesia di grandissima dignità, una poesia che con dignità dice delle cose, non accusa, ma fotografa una situazione, un momento, e tu hai questa, comunque, questa, non c'è la tristezza, ecco, questo mi sembra un elemento da dover passare a chi ci sta ascoltando. Le tue non sono poesie tristi che rivendicano, no? Però veramente sono quelle che, nelle quali vuoi rappresentare i tuoi sentimenti, sono comunque, mantengono questo filo di rigore, di dignità, e sono comunque belle, sono piacevoli, non c'è la rabbia. Io non so se qualcuno dei partecipanti vogliono interloquire, insomma, e adesso è un'ora, quindi possiamo concederci altri una manciata di minuti, e
Quindi dite Io se è possibile se volete vorrei. aggiungere, se c'è una richiesta. Sì, io se è possibile vorrei leggere anch'io una poesia di Marina, una poesia che mi è rimasta impressa, forse perché dentro c'è l'elemento del cammino a cui sono affezionato, forse non lo so, perché alcune arrivano ovviamente più di altre, no? E in questa poesia che si chiama Stranieri c'è un movimento, ci sono degli elementi essenziali, quelli di cui parlavo all'inizio, quelli che mi fanno immaginare Marina come una persona concreta. Io la conosco, come avete detto voi, molto, molto, no? Forte, però allo stesso tempo con questo lato dolce e malinconico, perché se è vero che non sono tristi le poesie, assolutamente è giusto quello che dici Tiziana, però hanno una velatura di malinconia che tra l'altro è un sentimento, un'emozione fondamentale. Stranieri, non Beh, è anche il loro luce ancora. fascino. Il loro fascino, no? Direi. Certo, Scusa, c'è un sì. ritardo. Scusa. Sì, immaginavo. Stranieri. Non è luce ancora, l'aurora, sola nel verde che è blu, lontana dalla mia terra, vedo cavalli in libertà e uno sconosciuto, un uomo straniero o dall'aspetto straniero. Nella luce soffusa, carica degli umori della notte, i contorni del suo volto sono vaghi. Il suo gesto è porgermi la mano sinistra, il mio tendere la destra. E subito siamo solo un puntino in lontananza, dove la vista della via si perde nel sole che sorge, il punto dove siamo spariti, dove la luce è d'un tratto così forte da imporre di non guardare oltre. Sì, ecco, vedete, sono tra l'altro quasi tutte brevi, no? Queste poesie, quindi ancora di più alle parole è affidata questa incisività. Poi Marina, non abbiamo detto tante cose perché in questo libro così essenziale, ma è pieno, ci sono, ecco, c'è tua nonna, non abbiamo parlato di nonna Angela che è, so insomma quanto per te abbia significato e sia presente, però è veramente impossibile, diciamo, raccontare, no? Infilare tutto quello che tu ci restituisci. Se tu vuoi un'ultima, non so se c'è qualcun altro appunto che vuole aggiungere qualcosa, e se io concluderei con una ultima poesia che tu vuoi scegliere oppure accogliere una proposta, io non lo so, quello che preferisci tu. Io posso concludere parlando del mio scrivere, perché naturalmente quando si scrive occorre dare una forma, no? E per esprimersi bisogna dare una forma a ciò che a volte dentro di noi ancora una forma non ce l'ha. Le parole fanno proprio questo, no? Hanno proprio questa capacità. E quindi l'ultima poesia che ho scritto è questa e riguarda il mio scrivere. Dare forma è un'ombra che si agita nel mio essere inesplorato, tutto ciò che sento e che non scrivo, sconosciuta inquietudine in cerca di parole, che vuole da me per prendere forma. Ma mozza il fiato e non sempre riesco a pronunciarle. Qualora io le trovi, fanno paura le parole che danno forma alle ombre, perché è pauroso espingersi oltre in compagnia di un'ombra e dove questa conduce, ai confini di me, oltre i quali io non mi conosco. I confini di me oltre i quali io non mi conosco, non lo so, cioè un'espressione di una incredibile, incredibile forza e che raccoglie, penso, insomma, le riflessioni che tante volte ognuna di noi ha fatto, ognuno di noi ha fatto.
Tiziana, non so se posso perché Marina l'ho persa prima mentre stavo parlando e volevo insomma ringraziarla. Non so se ha sentito, ha ascoltato i miei ringraziamenti per tutto questo scrivere, per tutto quello che Devi ci risentire, trasmette. dovrà rivedere a parte che l'avrebbe rivista Sì. penso ugualmente, perché lo Sì, rivedrà ugualmente, ci quindi tenevo riascolterà. anche a dire un'altra cosa che forse non so se verrà accolta anche da Marina. Sicuramente, come diceva Marco, la malinconia c'è. Per chi non vive quotidianamente la nostra condizione, è difficile, no? Per le persone accettare anche il dolore, la rabbia, la paura, le ombre, tutto quello che ci avvolge quotidianamente fa paura soprattutto agli altri. Andare anche, riuscire invece, secondo me, a leggere nelle parole, a sentire, immaginare dalle parole di Marina anche momenti di grande tristezza e di grande dolore, e non è una cosa brutta. Abbiamo bisogno anche della nostra autenticità, abbiamo bisogno anche di essere viste quando stiamo male e di essere riconoscibili nel nostro dolore, ma non per avere pietà, lo ripeto ancora una volta, ma proprio per quel concetto di condivisione, di consapevolezza, che è l'unico modo per smuovere non solo le coscienze una tantum, ma anche per costruire un futuro per i nostri figli dopo. Quindi sono poesie che trasmettono amore, ma dietro le quali vi prego di non far finta di non vedere anche quella dimensione di dolore che è sana, che è necessaria. Perché altrimenti non saremmo noi stesse. Ecco, io su questo Tiziana ci tengo molto, perché spesso dietro la parola come forte, come sei coraggiosa, c'è un po' delle gare, no? Sì, hai ragione. Ok, grazie Sì, Marina. condivido assolutamente quello che tu dici. È necessario la condivisione anche di questo aspetto, ma c'è anche la speranza, no? Quindi Marina, c'è questa, non lo so se può essere l'ultima poesia, che Allora, se ti intanto piace. posso farvi vedere una cosa perché è finita la tempesta? Infatti, Vedete? che meraviglia, ma dove sei? Ecco, Sono sul lago di Como. su quel ramo del lago di Sì. Como sei. Allora, io volevo dire ad Elena che in effetti c'è una poesia che rappresenta esattamente quello di cui lei parlava, che è inconsolabile. E naturalmente io non ricordo a quale pagina si trova questa poesia, come sempre, forse ci A può aiutare pagina 20 a e a pagina pagina 20. 20. A pagina 20 c'è questa poesia inconsolabile, non so se Elena la vuole leggere, e poi io chiuderei con la speranza. Sì, E Elena, vuoi concordo. leggere a pagina 20 inconsolabile? Ma io non riesco più a dirti di no su nulla, quindi inconsolabile. Non importa dove io sia, né cosa stia facendo, non importa chi sia accanto a me, né quanto grande sia la mia solitudine, non importa quanto io sia amata, né quanto io sappia amare. Non importa chi io sia nel mondo, né quello che il mondo pensa di me. Non importa cosa e quanto io possegga, né dove io sia diretta. Non importa quanto grande sia la mia conoscenza, né che io riceva il prezioso dono della sapienza.
il mio dolore resta inconsolabile. Purtroppo questo è vero, perché è così, è come dice Elena, ed è così. Però, mi ha fatto venire i brividi e le lacrimone, adesso basta, eh? Adesso, fammi un sorriso. Adesso c'è la speranza, che sta a pagina 90. La speranza. La speranza è negli occhi di un bambino. La speranza è nell'amore di chi lotta e difende i nostri figli in un mondo che sa essere disperato, ma nel quale non può non confidare. La speranza è un bambino. La speranza è credere che fra mille cattivi persi nella disperazione troveremo un essere buono, che ancora spera e crede in sé e in te. La speranza è il bambino, che è in te e in me. Grazie Elena, e posso confermare che questa... Grazie Marina, grazie Marina. Grazie Marina. Ci siamo unite. Ho creato un connubio. Sì. E posso confermare che Marina, questo elemento delle persone buone, della sicurezza, che comunque ci sono le persone buone e che lei le incontra, le incontrerà, e, insomma, le sente, sa di poter contare su questo, quindi è veramente un pensiero che la accompagna, e questa secondo me è un'ulteriore dimostrazione della tua forza, perché insomma chiudiamo dicendo che io questa poesia l'ho scritta dopo aver letto un libro che è un premio Pulitzer, La strada di Cormac McCarthy. È un libro terribile al contempo meraviglioso, perché è un libro che contiene dentro un elemento, che è due elementi fondamentali, che sono la fede e la speranza. E quindi mi piaceva moltissimo, no, questo fatto che comunque il papà di questo bambino nel libro muore, lui lo lascia in questo mondo ridotto, diciamo, all'orrore, al cannibalismo, però sperando che incontrerà delle persone buone, e questo bambino in effetti viene trovato da una famiglia di persone buone che li seguiva e che se ne prende cura. Ecco, io spero di sopravvivere alle mie figlie e che le mie figlie incontrino delle persone buone che le sapranno sostenere e le tratteranno con la dignità di persone, sebbene con diverso funzionamento, e io ci spero tanto. Ho la fede dentro di me di credere che questo possa accadere, oltre che la speranza. Grazie. Bene. Grazie. Marina, grazie a tutti quanti, grazie all'editore, come abbiamo già detto, e alla prossima pubblicazione. Grazie Betty. Grazie Betty, buonasera a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao.